Salve a tutti e benvenuti alla terza lezione dei Laboratori dal Basso. E oggi ci occupiamo di turismo accessibile. E come sapete, la Green Holiday Tour Operator è votata al turismo sostenibile e responsabile e si sta aprendo a quello che è il turismo accessibile, sociale ed inclusivo, per far sì che la sua offerta turistica sia per tutti. Infatti si sta lavorando per mettere su un database con tutte quelle strutture ricettive che rispettino criteri e standard di accessibilità per costruire una robusta rete di operatori che possano soddisfare i turisti con esigenze specifiche. Per questo motivo abbiamo voluto fortemente questo modulo all'interno del Laboratori dal Basso con la dottoressa Anna Grazia Laura, presidente dell'ENAT, che ci introdurrà alle tematiche del turismo accessibile e sull'importanza della relazione col cliente. Vi preghiamo di intervenire con domande, osservazioni e la dottoressa sarà lieta di chiarire qualunque dubbio sull'argomento. Quindi vi lascio alla lezione, buona lezione. Grazie, grazie infinite, benvenuto a tutti. Adesso posso sostituire? Un attimo perché ci sono delle... Posso andare, benissimo. Un secondo che cominciamo e poi... Ok, ci siamo nuovamente, io vedrete che mi siederò, mi alzerò, anche perché queste sedie mi fanno trovare un po' troppo bassa rispetto al tavolo e quindi preferisco, anche se sarà un incontro abbastanza lungo, possibilmente stare in piedi. Tutto quello che ci diremo fra oggi e domani affronta tutta una serie di argomenti abbastanza complessi, soprattutto lunghi, considerando il tempo che abbiamo a disposizione. Quindi io cercherò di passare attraverso i vari soggetti che tratteremo in maniera abbastanza esaustiva quando siamo insieme, ma in ogni caso volevo dirvi che tutta la documentazione, anche quella che non riusciremo a vedere insieme, rimarrà a vostra disposizione. Quindi vi inviterei tutto sommato a consultarla anche dopo queste due giornate di incontri ed eventualmente in fondo ad ogni presentazione avete il mio indirizzo email, qualsiasi cosa, sentitevi liberi di chiamarmi, chiedermi, chiarire qualsiasi dubbio. Gli argomenti che affronteremo oggi, io mi posso muovere tranquillamente? Fino a un certo punto, ho capito. Gli argomenti che affronteremo oggi tratteranno del motivo per cui da parecchi anni, vedremo a questa parte, si parla sempre più spesso di turismo per tutti. È in effetti una versione diversa dal turismo accessibile, ma vuole dire praticamente la stessa cosa. Parleremo poi delle destinatari di queste attività di turismo e vedremo al momento in cui cominceremo ad affrontare le varie esigenze come descriverle, come considerarle da un solo punto di vista didattico. Quello che vorrei mettere in chiaro fin da ora è che non ci sono persone categorizzate in tanti gruppetti, ma esiste un potenziale che sta di fronte a tutti gli operatori turistici che è rappresentato da persone con esigenze specifiche. Noi dovremo capire quelle che sono le esigenze specifiche cercando di analizzarle, ma vi prego di considerare che appunto è solo un fatto conoscere a voi, nella misura in cui ancora non conoscete bene questi argomenti, quali sono le specificità di ognuno, perché questo poi influisce sul vostro lavoro.
ma al di fuori di questa conoscenza che acquisiremo insieme, voi dovrete considerare tutte le persone in quanto tali e non, ripeto, categorizzate in funzione delle singole esigenze di ognuno. In ultimo, sperando che, vedo che non avete un tavolino, quindi non vi può crollare la testa sul tavolino, parleremo di tutto quello che è il quadro legislativo internazionale, che è diventato particolarmente significativo negli ultimi anni con l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Ci sono tutta una serie di altri gruppi di più che normative, indicazioni che sono importanti e li vedremo insieme. Quindi ora inizierei cercando di capire insieme a voi per quale motivo è opportuno che il mercato del turismo, il mondo del turismo, si apra anche al turismo per tutti. Se da un lato, con l'aspetto che vedremo più legislativo, più di principi, più di diritti, c'è una obbligazione, per così dire, o legale o etica, dall'altro è anche importante, assolutamente importante, considerare che il turismo per tutti rappresenta una opportunità economica non di secondo piano. Cosa vuole? Quali sono gli obiettivi del turismo per tutti? È quello di permettere a tutte le persone con esigenze specifiche, e se noi ci guardiamo in giro, ognuno di noi può alzare la mano declamando una sua propria esigenza specifica, di partecipare a momenti di svago, momenti di turismo, ma che tengano conto dei propri desideri, delle proprie esigenze, come vi dicevo, tengano conto delle disponibilità economiche di ognuno di noi, e il tutto possibilmente svolto in totale autonomia e in totale sicurezza. Vi prego di cominciare a considerare questi due elementi come fondamentali, soprattutto il discorso dell'autonomia. È opportuno, credo, che fin da ora sia importante sgombrare il campo dalla convinzione che una persona con disabilità deve essere sempre necessariamente aiutata e il fatto che io ho un posto un po' fisso in dove stare, per cui vediamo se così riuscite a vedere tutto, al limite magari vi potete spostare più al centro. Quindi dicevo, non è assolutamente realistico pensare che la persona con disabilità è sempre e comunque una persona assistita. Per quanto possibile, sia l'ambiente che il prodotto, che i servizi che il mondo del turismo andrà ad offrire, dovranno, per quanto possibile, ripeto, offrire loro la massima libertà e autonomia. Facciamo un rapido excursus di quello che è successo negli ultimi 35 anni, diciamo così. Nell'81 viene dichiarato l'anno internazionale delle persone disabili dalle Nazioni Unite, il decennio, scusate, che si conclude, cioè scusatemi, l'81 è l'anno, nell'83 parte il decennio, che si conclude nel 93 con un primo set di regole che decidono e indicano quali sono tutte le condizioni perché vengano realizzate le pari opportunità di tutte le persone, di tutti i cittadini in tutti i paesi del mondo. Lo vedremo nel set di regole che vedremo a fine giornata. Comunque, da questo periodo, a un certo punto nel Regno Unito si comincia a pensare che se la persona con disabilità è titolare o deve essere titolare di una serie di diritti, come quello allo studio, come quello al lavoro, come quello al tempo libero,
è anche altrettanto ipotizzabile che queste persone possano anche decidere di utilizzare parte del loro tempo libero per fare attività di turismo. E quindi nasce un movimento che si chiama appunto Tourism for All, come vedete abbiamo mantenuto ancora adesso il nome, che dal Regno Unito in un certo senso si espande a macchia d'olio in tutta Europa e nel resto del mondo. Nascono tutta una serie di iniziative nazionali o locali, turismo per tutti in Italia, turismo para todos, turismus furalle, eccetera, eccetera, eccetera. O iniziative su cui, per esempio, la Commissione europea riuscirà a realizzare degli strumenti iniziali che serviranno all'Europa di allora, all'Europa degli 11, per cominciare ad avere un quadro, per esempio, di comportamento per gli operatori turistici e un embrione di informazioni turistiche sulle destinazioni, o meglio ancora, sulle strutture che possono essere più adatte nei singoli paesi ad accogliere persone con disabilità. Parliamo qui degli anni 96, che sono stati influenzati ancora di più da quello che è successo nel 1993. Nel 1993 a Londra si svolge una conferenza internazionale che si chiama Tourism 2000, e nell'ambito di questa conferenza internazionale viene presentato quello che io definisco il best seller. Per quale motivo? Uno studio realizzato dalla organizzazione Touche Ross, che parla di profittare dalle opportunità, parla al mondo del business, esce da qualsiasi tentativo o tentazione di buonismo per andare a dire al mondo del turismo che esiste un nuovo mercato per il turismo rappresentato dalle persone con esigenze specifiche. Perché parlo di bestseller? Perché i dati che vengono presentati in questo volume probabilmente voi li avrete sentiti ripetere dal 1993 a oggi più e più e più volte. Sicuramente avete sentito parlare dei 36 milioni di viaggiatori, sicuramente avete sentito parlare degli 80 milioni di persone con disabilità. Vengono tutti da qui. E in effetti questo studio, oltre a dare dei dati numerici, parla anche di una grossa attenzione al business. Sostiene che c'è un ampio mercato, sostiene che esiste la convenienza economica per gli operatori ad attrezzarsi a rispondere a questo mercato e che quindi il ritorno sugli investimenti può essere significativo al momento in cui qualcuno decida di investire in questo ambito. E in più un fatto che tutto sommato non è tanto lontano anche per quello che riguarda i tempi nostri. C'è poca concorrenza. Ancora non c'è un mercato dell'offerta tale per cui, ahimè, per cui la persona disabile è libera di andare da uno o dall'altro degli operatori turistici semplicemente perché uno è più o meno bravo di un altro. Vedremo che molto spesso la scelta è dettata dal fatto che una destinazione è più accogliente, è più accessibile rispetto a un'altra che non lo è. E gli operatori che riescono ad operare in questo campo ancora adesso riescono ad essere dei punti di riferimento molto significativi che dal punto di vista della concorrenza per tutti questi operatori turistici assolutamente non guasta. Vediamo qualche dato. Parliamo, ecco, in questo caso lo studio si riferiva a un mercato Europa, non Europa Unita, quindi non gli 11 che allora costituivano la comunità europea, ma Europa geografica.
e sosteneva che esistevano da 60 a 80 milioni di persone con esigenze specifiche, come numero statistico, per così dire. Non erano così ingenui da pensare che tutte avrebbero potuto affrontare un viaggio e quindi hanno dato un notevole abbattimento. Hanno detto che probabilmente di questi 80 milioni, forse solo 36 erano in grado, per tutta una serie di motivi, sia fisici che economici, di interessarsi al settore turismo. Ancora una volta, un ulteriore abbattimento è dato dal fatto che qualcuno già viaggiava e che quindi, togliendo, come vedete si tratta proprio di accettate, togliendo tra 5 e 8 milioni di persone che già viaggiavano, arriviamo ad un totale di potenziale di 30 milioni di persone. Da elaborazioni fatte successivamente in Italia per quello che riguardava il mercato possibile in Italia, eravamo arrivati a stimare che di coloro che potevano essere interessati alla destinazione Italia avremmo potuto ricavare in un anno 18 milioni di presenze in tutta Italia. È chiaro che non parlavamo di teste, ma parlavamo di presenze, quindi parlavamo di una permanenza media nelle varie destinazioni che andava intorno ai 2 o 3 giorni, ma in ogni caso 18 milioni di presenze non erano un dato da passare in secondo ordine. Siccome parliamo del 1993, vediamo un oggi tutto sommato abbastanza vicino, poi vedremo dei dati molto più recenti. Nel 2003 la Eurostat, che è l'agenzia europea di statistica, ha realizzato degli studi che fanno vedere come il 15,7% della popolazione abbia una qualche forma di disabilità, che con tutte le diciamo gli abbattimenti e le cautele del caso ci portano anche in questo caso a 45-50 milioni di persone potenzialmente viaggiatori. Io ancora non sento domande, quindi va tutto bene. Allora, parliamo sempre del 2005, ci sono dei dati che poi voi andrete a esaminarvi in maniera molto precisa nei documenti che vi rimarranno. Uno studio fatto a livello europeo mette a confronto tutta una serie di cifre che vengono da diverse fonti, e mentre questi valori variano in maniera molto molto sensibile, considerate che ci sono dei valori che variano da 45 milioni a 120 milioni, ed è un discorso soprattutto di ipotesi di lavoro, se io ci metto gli accompagnatori, se ci metto gli anziani, se ci considero quelli oltre l'età lavorativa e così via, in ogni caso, che siano giusti o sbagliati, non scendiamo mai al di sotto di una soglia che è quella che abbiamo appena visto e che rappresenta pur sempre un mercato molto significativo. Come vedete non si vede, e quindi diciamo che vi posso anticipare che ci sono 25 milioni, 50 milioni, ma le percentuali della popolazione sono sempre più o meno quelle, dal 10 al 15 al 20%. Fra un po' vedremo in una diapositiva che nel 2012 è stato stimato che la popolazione mondiale di persone con esigenze specifiche sia intorno al 15-7%. D'altro canto non c'è nessun motivo per aspettarsi che diminuiscano o aumentino. È una cifra, è una percentuale che si mantiene stabile nel corso degli anni. Quello che è interessante vedere dallo studio Ossate è una valutazione delle entrate turistiche potenziali. Allora, se noi consideriamo i 125 milioni
compresi accompagnatori e così via, compresi anziani, e li ripuliamo fino a una base di 83 milioni, a questi dobbiamo aggiungere un fatto che è comune a tutti quanti noi che facciamo turismo. Ci possono essere coloro che vanno solo ed esclusivamente da soli, ma in linea di massima chi si muove per turismo lo fa in compagnia di altri, che siano amici, che sia famiglia, che siano figli, che siano compagni, colleghi, che siano anche assistenti nel caso serva. Quindi è possibile considerare una forbice di accompagnatori, diciamo di moltiplicazione che va da 0,5 a 2. Quindi una forbice che ci dice che i potenziali parenti e amici sono o 44 o 178 milioni, da sommare ovviamente alle persone con cui viaggiano. Se consideriamo una media di 620 euro a persona a viaggio, arriviamo nel caso più cautelativo a 83 miliardi di euro, nel caso in cui il rapporto sia a 2, a 166 miliardi di euro. Prego. Questi 620 euro, sì, mediamente, a testa, credo, ovviamente, no? Sono stati, voglio dire, vinti sulla una base temporale di una vacanza media di? Una settimana. Una settimana, perfetto, grazie. Che comprende, considerando un viaggio aereo, tenete presente che molto spesso, e lo vedremo, date le condizioni di offerta di tutti gli aspetti che influenzano il turismo, è probabile che le persone si muovano molto più facilmente all'interno del proprio paese e possibilmente con la propria autovettura, perché se viaggiare in aereo è relativamente facile, più complicato è poi muoversi al momento in cui dall'aeroporto bisogna arrivare a fare il turista, non soltanto a destinazione, ma al momento in cui io arrivo, che faccio? Sto in albergo per 8 giorni? Quindi questo però lo vedremo. Quindi, come vedete, ecco il dato che vi dicevo, come vedete è un dato molto significativo. Nel 2012 l'Organizzazione Mondiale del Turismo ha dichiarato, e quest'anno sono molti, molti di più, che avevano raggiunto 1 miliardo di turisti che si muovevano in tutto il mondo. Ed è stato calcolato che anche in tutto il mondo ci fossero 1 miliardo di persone con disabilità. Quindi ancora una volta arriviamo a quel 15% che ci ha accompagnato finora in tutti i dati che abbiamo esaminato. Vado avanti, nessuna domanda? Questi sono i dati più recenti, permettetemi di sedervi un attimo, adesso sono sempre allineata, sì? Allora, nel giugno di quest'anno alla Commissione europea è stato presentato un studio realizzato sulla potenzialità della domanda, cioè in effetti la Commissione, la Direzione Generale Impresa, ha voluto in un certo senso riverificare i dati e ritarare tutta una serie di considerazioni come quelle che noi ci siamo fatti fino ad ora. In effetti nel 2011, perché il dato si riferiva agli anni immediatamente precedenti, 138 milioni di persone con esigenze di accesso erano state valutate come presenti in Europa, di cui il 36% persone con disabilità fra 15 e 64 anni. Tenete presente che questo tira fuori, per esempio, tutti i bambini e tutti gli anziani oltre 64 anni. E il 64% erano popolazione anziana di oltre 65 anni. Inoltre risulta che, per esempio, noi siamo fra i 4 paesi europei in cui esiste la più ampia popolazione di persone con esigenze di accesso, con circa 10 milioni di persone.
e per tornare a un valore economico, nel 2012 queste persone hanno compiuto all'incirca 783 milioni di viaggi e la domanda dovrebbe crescere, hanno stimato che la domanda cresca fino al 2020 a 862 milioni ogni anno, non che cresca di 800, ma che si porti su 862 milioni ogni anno, quindi con una capacità di crescita di 1,2%. Questo studio è presente sul sito della Commissione Europea. Se voi cercate l'evento che si chiamava Mind the Accessibility Gap, come il Mind Gap della metropolitana inglese, troverete anche tutti gli studi completi, e questo in particolare dà delle cifre di valore economico di questo gruppo di persone, di questo segmento di mercato, chiamiamolo così, assolutamente significative. Quindi vi invito a andarlo a consultare, perché dà veramente un'idea non solo di quanto il segmento può rendere, ma dà anche un'idea estremamente significativa di quale influenza abbiano questi viaggiatori sulle capacità di nuovo impiego o di mantenimento dell'impiego, che non è una cosa trascurabile, perché se io riesco a far viaggiare più persone, se io riesco a spostare la stagionalità, probabilmente ridurrò il turnover delle persone che lavorano nel mondo del turismo, tenendole al lavoro attivo per più tempo, e conseguentemente avrò sicuramente raggiunto un risultato economico e sociale di grande respiro, particolarmente in questo periodo. Vediamo che cosa succede con le persone anziane. Prego. In questi numeri, tra le persone con qualche disabilità, sono compresi anche i grandi obesi? I? Grandi obesi, che comunque, insomma, hanno... Sì, sì. Okay. Sì. Sono comprese, lo vedremo poi quando andremo a parlare delle tipologie, sono comprese le persone con problemi di peso, di sovrappeso, sono comprese le persone troppo piccole, le persone troppo alte, tutti coloro che manifestano al momento in cui hanno bisogno di viaggiare delle esigenze che devono essere tenute in considerazione. Quindi tutti quelli che fuoriescono da una gamma di, metto fra virgolette, normodottati. Assolutamente sì. Ora, parliamo degli anziani. Nel 2050, e che poi sembra tanto lontano, ma in fin dei conti non lo è, gli anziani saranno il 22% della popolazione mondiale. In Europa la percentuale è sicuramente più alta. Arriveranno al 34%. La popolazione europea invecchia e si mantiene in salute più a lungo degli altri. Questa è una bellissima notizia per gli anziani, io ne sono felicissima personalmente, ma significa anche cosa? Significa che abbiamo più turisti. Significa che le persone anziane che in Europa viaggiano, una su cinque ha più di 60 anni. Nei paesi scandinavi e in Austria e Germania sono il segmento con maggiore disponibilità economica. Hanno tempo, hanno possibilità di muoversi, e allora perché li considero? Perché anche se a loro non piace sentirselo dire ufficialmente, le persone anziane hanno le stesse esigenze che sono collegabili a persone meno anziane, ma con le stesse richieste di vederci bene, avere percorsi poco faticosi, sentirci meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Mangiare in un certo modo, con tutta una serie di attenzioni a quello che mi viene offerto
non tanto a casa mia, ma quando vado a passare una vacanza da qualche parte. Io salterei questi perché sono molti dati. Torniamo alla destinazione Italia per un momento, però io li salto adesso esclusivamente per questioni di tempo. Vi prego veramente di andarvi a studiare. Prego. Microfono. Innanzitutto io mi presento, sono Andrea Brescia di Puglia Accessibile, l'associazione di, diciamo, locale appunto di Bari. Volevo sapere, che, sempre se vi interessava, avere anche qualche dato locale per rendere, chiaramente se mi è autorizzata questa cosa, e dire appunto quello che è un report che è stato fatto noi come Puglia Accessibile e diciamo la regione, quindi quello che è stato chiesto dalla regione Puglia. Magari sarò molto breve se, sì, sì, prego. Se può interessare. Dunque. Allora. Vedete che è sempre importante fare vedere se i dati macro poi possono essere confermati, anche perché molto spesso quando mi è capitato di parlare di questi dati che fornivo, vedevo un filo di incredulità. Quindi prego, Regione Puglia. Dunque, questo è un progetto interregionale che è il Turismo per Tutti. È stato fatto praticamente nell'arco dell'anno 2013-2014. È una specie di appunto progetto che si occupava appunto di censire gli itinerari regionali di turismo per tutti. Quindi praticamente è partito dall'Emilia-Romagna e poi adesso c'è quello. Sì. C'è appunto il punto della Puglia. Il presente report è stato redatto su 200 strutture su 482 che si sono dichiarate alla Regione Puglia come accessibili. E in un secondo momento, attraverso la somministrazione di un questionario inviato online delle stesse strutture, chiedendone la restituzione entro un certo periodo di tempo. Il questionario è stato redatto in PDF per facilitare la lettura e la compilazione. L'invio è stato effettuato, comunque questi giorni non ci interessa, nei mesi di luglio, agosto e settembre sono state effettuate le visite delle strutture utilizzando un approccio logistico in base alla simulazione di un percorso più coerente che andava al punto di arrivo da un mezzo pubblico, quindi da come si raggiunge una struttura, stazione, fermata di pullman, eccetera, alla struttura ricettiva più vicina ad essa. Con l'aiuto di smartphone con GPS che si è rivelato di aiuto questo mezzo, insomma. Si sono simulate anche ricerche di materiale informativo presso punti di pubblico interesse per persone ipovedenti e non vedenti che non hanno dato risultati accettabili in nessuna delle zone visitate. La definizione di turismo di qualità la posso saltare e quindi arriviamo direttamente al punto. Dunque. Sicuramente sapete che l'accessibilità si definisce come possibilità di godere di un ambiente, di un bene o di un servizio con modalità quanto più sicure, affidabili e semplici possibili. Quindi il concetto non riguarda unicamente le persone che utilizzano la carrozzina, ma va esteso alla possibilità di fruizione di un ambiente da parte di tutti, con particolare riguardo alle persone con bisogni speciali. L'accessibilità rappresenta il presupposto fondamentale per poter permettere alle persone con esigenze speciali di prendere seriamente in considerazione un'offerta turistica. Comunque, in sintesi, per quanto riguarda i numeri veri e propri, su 480 strutture, 60 sono parzialmente accessibili, il che vuol dire che 60 strutture hanno bisogno di praticamente che il disabile sia accompagnato da una persona, diciamo, appunto che deve stare appunto vicino, okay. Ovviamente una specie di, lo chiamiamo caregiver, che è in termini in inglese, però vuol dire appunto una persona di solito o familiare o diciamo vicina a questa persona disabile. Dichiarate come accessibili, ma parzialmente accessibili, le altre no. Allora, io adesso vorrei anticipare una cosa che avremmo sicuramente
affrontato domani. Magari se lei interviene anche domani questo argomento lo possiamo riprendere, perché domani parleremo del modo di servire il cliente con esigenze specifiche fornendo informazioni attendibili e dettagliate. Avevamo già avuto uno scambio di idee con il collega prima. Il discorso dell'accessibilità, che per la legge è dichiarata dalla possibilità per una persona, per tutti, di accedere e fruire del bene in tutte le sue parti, è però da considerare in maniera molto separata in funzione di quello che è il nostro obiettivo. Se io debbo ristrutturare un qualche cosa, è evidente che dovrò fare riferimento alle quelli che sono le esigenze, i dettati delle leggi che in Italia abbiamo in maniera molto precisa e dettagliata, e dovrò fare in modo che la struttura sia idonea a affrontare la visita di persone che hanno esigenze specifiche diverse. Diverso è il discorso se io devo dare informazioni. Allora, sulla base di quello che ci ha appena detto il collega, teoricamente sembrerebbe che io sia tenuta ad escludere. Quanti sono? 200? Erano? In pratica questo report diciamo, sì, che ho letto è stato fatto in una prima, è stata la prima tranche. Certo, ma il numero delle strutture? 482. Contro 62? Contro 60. Contro 60. Sì. Allora, 482 contro 60 che si sono dichiarate parzialmente accessibili. Allora io adesso la domanda la faccio. Quindi, teoricamente, io sarei tenuta da 482, aiutatemi a fare i conti, meno 60, 422 strutture non sono utilizzabili. Io però vi voglio domandare, e lo domando a tutti, un po' riprendo l'argomento che ci siamo utilizzabili da chi? Ovviamente. No, perché appunto. Faccio una precisazione, questa scheda che. Anche se faccio una critica non a me, ma ovviamente a come, diciamo, alla scheda, per le schede per essere complete, e questa non, a mio avviso non lo era, dovevano comprendere tutta una serie di altri criteri, quindi nel senso non solo sul disabilità motore, sulla disabilità uditiva e quant'altro, ma su quella visiva, diciamo, perché non era completo questa scheda. Quindi è chiaro che fare una valutazione precisa è dettagliata non vuol dire, diciamo, quindi questa scheda non è, diciamo, super attendibile, ma ovviamente è una parte comunque importante, diciamo, è già un modus operandi, cioè nel senso ovviamente certo. è un discorso, questa cosa è stata fatta dalla CERPA. Allora, il discorso, ripeto, vi sto anticipando qualcosa che diremo domani, eventualmente quello che non riusciamo a dire oggi lo infilo dentro domani. È evidente che le informazioni per una persona che deve andare in vacanza, soprattutto se ha esigenze specifiche, sono essenziali. Come devono essere queste informazioni? Quindi il fatto che si vada a verificare una struttura è assolutamente importante. Questo è innegabile. Le informazioni devono essere verificate, aggiornate e vere. Cosa deve mancare? Deve mancare il giudizio, perché il giudizio non sta al verificatore, il giudizio sta alla persona. Conseguentemente, i dati raccolti vanno messi a disposizione del turista in maniera che ciascuno, sulla base delle proprie esigenze che lui conosce, possa decidere se nelle 62 strutture andare o no, se nelle 420 che stanno fuori andare o no, perché magari possiamo trovare qualcuno che a fronte di certe condizioni è comunque in grado di accedere e magari anche in maniera indipendente, perché poi è questo
il motivo più dirimente, diciamo così. Sì, è chiaro così. Che le strutture, che le altre strutture non, diciamo, non è che sono state bocciate, le altre strutture, cioè nel senso che non è che le abbiamo escluse totalmente. Praticamente noi come associazione, l'associazione diciamo, di promozione sociale, stiamo pensando di far, diciamo, comunque aiutarle certo. praticamente a formarle per poi diventare un giorno qualcosa di più importante, insomma. Ma assolutamente, questo è un fatto, ma infatti il discorso di raccogliere le informazioni sull'accessibilità è un discorso, come ripeto, importante ed essenziale. Importante perché la struttura intanto comincia a comprendere di che cosa stiamo parlando. E se c'è qualcosa che è carente da tutti i punti di vista, può essere anche un menu braille, può essere anche un ascensore che ha i tasti talmente, cioè senza nessuna lettera in rilievo, può essere un ascensore che non mi dà la, diciamo, l'immagine visiva del piano in cui arrivo, per cui se io sono un non udente non so dove sto, ok? Quindi tutto questo serve per dire alla struttura, guarda che tu per essere più adatto, migliore, dovresti fare A, B, C e D. E qui entriamo nell'ambito dello sviluppo tecnico. Nel frattempo però io le informazioni le posso dare lo stesso, assolutamente, perché le ho prese e le posso utilizzare. Utilizzarle nei confronti dell'utente finale significa però stare molto attenti a calibrare e possibilmente evitare le valutazioni. E sono di questo avevamo veramente discusso, perché io non posso, io lavoro oltre che rappresentare Enat qui da voi, lavoro a Roma in un consorzio di cooperative integrate, che sono cooperative e imprese sociali che hanno al lavoro soci disabili e soci non disabili. Quindi io, diciamo, siamo in tutto 4.000 persone, ho 2.000 colleghi disabili. Ognuno di loro ha esigenze diverse. E ogni volta che io, abbiamo fatto la prova con un bagno che abbiamo sistemato in una sede che stavamo risistemando, ristrutturando. Questo bagno è stato visto da 3 persone, tutte e 3 su sedie a ruote. Uno ha detto che andava bene così, l'altro ha detto che era meglio cosà, il terzo ha detto che era meglio colà. Questo perché? Perché ognuno a casa propria ovviamente si sistema come preferisce. Quando deve andare fuori, che sia un luogo di lavoro, che sia un albergo, che sia un ristorante, la scelta deve avvenire sulla base di dati reali, e questa l'informazione deve dare, e questo il lavoro eccezionale che è stato fatto, è stato proprio quello di raccogliere queste informazioni e distribuirle come tali. Io però vorrei andare avanti, perché questa è una tematica che semmai sono disponibile a riaffrontare domani, altrimenti già abbiamo passato quasi un'ora, se sei d'accordo, va bene? Allora, vediamo rapidamente la destinazione Italia. Noi siamo al 5º posto ancora, nonostante tutto, fra i paesi che ospitano turisti stranieri e comunque anche nelle entrate valutarie da turismo. Quindi è una fonte del 2012, ecco qua, le 18 milioni di presenze annue. Signori, sono tanti, assolutamente tanti, e possono rappresentare, questa, ecco, sono i 43 miliardi di dollari che ci portano le entrate valutarie da turismo. Torniamo un attimo al concetto più generale. Questo che è stato sviluppato da un'associazione del Nord Europa è quello che, secondo molti colleghi con cui ho rapporti anche a livello europeo, è quella che dovrebbe rappresentare meglio quello che un turista con disabilità può fare, e quindi, o meglio, quello che tutti dovremmo poter fare. Dovremmo essere capaci, avere la possibilità di viaggiare verso una destinazione all'interno del paese di nostra scelta e in ogni luogo, attrazione, posto che il turista
o meglio ciascuno di noi, abbia voglia di visitare. Ora, una sensazione al volo, secondo voi è facile per un turista con disabilità fare questo? Molto spesso... Prego? No, dicevo, aspetti, abbiamo bisogno del microfono sempre. Dicevo, metti uno che è su sedia a rotelle e desidera andare a visitare il Colosseo. Beh, quello lo può fare. Lo può fare? C'è un ascensore da tanti anni dentro al Colosseo. Un esempio pratico, Castel del Esatto. Allora, questo del Colosseo, grazie di averlo detto. Il Colosseo ha installato al suo interno un ascensore che consente di arrivare, cioè la parte piana del Colosseo è, parlando sempre di persone su sedie a ruote, ragionevolmente utilizzabile. Si arriva all'ascensore e si sale, mi pare, al primo e secondo piano. Comunque è un piano da cui è possibile vedere all'interno tutto l'emiciclo. Ho una foto, ma non ce l'ho qui. Compresa quella parte che adesso stanno discutendo se ricoprire o non ricoprire. Quindi è stato fatto. Ed è stata una vittoria incredibile. Molte delle cose di Roma sono fattibili. I mercati di Traiano sono praticamente molto ben messi. Direi che sono un po' meno ben messi, parlando sempre di persone su sedie a ruote, tutta la parte che riguarda Palatino e tutta una serie di altre cose. Catacombe non se ne parla, per esempio, ok? Il problema, per esempio, a Roma, ed ecco, immagino che quello che lei prima accennava abbia gli stessi vincoli, una delle sedi del gruppo di cui vi accennavo prima è in un edificio brutto, ma veramente brutto. È una scuola anni 40, che poi è stata abbandonata come scuola e il comune l'ha assegnata a una delle nostre cooperative. Questo edificio è su tre piani, una di quelle costruzioni senza gusto, senza nessuna caratteristica di bellezza e di, diciamo, di accettabilità. Ha soltanto il problema che è situata all'interno del Parco dell'Appia Antica. Per permettere alla mia collega che stava al piano terra e che usa la sedia a ruote di salire al primo piano, ci sono voluti 4 anni. Perché? Sovrintendenza e tutto quello che era possibile fare. Quindi, per esempio, esiste uno di questi paradossi. Colosseo e scuola. Colosseo, monumento che attira turisti da tutto il mondo, e scuola brutta, che però... Ma quella è la ragione. Probabilmente la Colosseo ci vanno milioni di persone. No, è un discorso di apertura. No, non che io, come dico, condivida affatto. Ma certo, no, è un discorso di apertura, perché teoricamente, ripeto, una costruzione anni 40 che è fatta veramente a blocchi, che sembra quella che viene costruita senza neanche l'aiuto di un aiuto geometra, no. E sono spesso la visione conservatrice di tutti coloro che si occupano dei beni culturali, che a volte è estremamente aperta e moderna e altre volte no. Questo non succede solo da noi. Mi è capitato anni fa di vedere un museo a Madrid, se non sbaglio è il Reina Sofia, che è contenuto ed è ospitato in un vecchio monastero del Settecento, se non 6-700, all'ingresso, all'esterno, a 2 ascensori moderni, per cui la gente arriva dovunque. Altri no. Ero a Montreal il mese scorso per una conferenza summit mondiale e ho fatto esattamente questo commento. Una rappresentante del Regno Unito mi ha detto, cioè, non sono d'accordo perché adesso le cose stanno cambiando. E poi ha tirato fuori tutta una serie di esempi in cui dice abbiamo avuto il permesso. Il problema è proprio quello. Uno non è che non chiede il permesso, si tratta dei tempi e della apertura verso un mondo che tutto sommato va vissuto
in cui i permessi più o meno vengono rilasciati. Quindi probabilmente il monumento a cui lei fa riferimento sarà ancora vincolato o sotto il vincolo di tutta una serie di altre considerazioni che non permettono che si facciano e si apportino certe modifiche che rendono poi, vedremo sempre se abbiamo tempo, tutta una serie di esperimenti che sono stati fatti, di buone pratiche che sono state fatte nel resto d'Europa, che come tali sono fine a se stesse se io non le copio. C'è una fortezza in Svezia dove hanno fatto dei percorsi, dei plastici per esempio per i non vedenti, in maniera che se non riescono ad arrivare ovunque perché magari non hanno i sistemi di accompagnamento che gli consente loro, almeno possono vedere, immaginare come la cosa è. Ed è quello che stavamo discutendo anche oggi, se io non posso arrivare, almeno fammi capire cosa mi perdo, se non altro. Allora, e quindi è chiaro che se io voglio fare un'attività turistica, io devo vedere come sono fatto, per esempio, un po' attraverso queste iniziative regionali che sono di fondamentale importanza, e un po' con un altro aspetto che affronteremo domani, che è quello di misurare le mie risorse. Anche se io sono perfetto, posso far entrare chiunque, ma quello che offro in termini di servizio interpersonale è adatto? Sono capace di relazionarmi? E questo è sicuramente un altro punto dolente. Rapidamente, come vedete, nella tipologia delle esigenze specifiche ci sono un po' tutti. Ci sono i bambini, gli anziani, le persone che hanno varie... voi immaginate per esempio una persona che misura 2,20 m. Dove dorme? Non dorme. Diciamo che forse può stare seduto su un pullman o su un aereo, magari sbattendo, ma sicuramente non riesce a dormire in un albergo. Figuriamoci poi in alberghi che magari non sono al top della categoria. Considerate che quello che viene fatto poi per alcune esigenze specifiche va bene per tutti. Quando voi dovete trasportare un bagaglio all'interno di un albergo, probabilmente preferite che ci sia una bella rampetta comoda piuttosto che sollevarlo per le scale. Quindi non stiamo pensando o ragionando di fare la cosa per, ma di fare una cosa, cioè non per la persona con disabilità, ma per l'esigenza. Per l'esigenza di ridurre la fatica, per esempio, di aumentare il comfort. Prima parlavo con i colleghi dicendo che quando io devo salire o scendere da un treno mi sento concettualmente male, perché non riesco a mettere il piede bene su quei gradini, corro il rischio di andare a sbattere sul marciapiede a faccia in avanti. Ma sempre ho avuto questo problema, non adesso che magari ho i capelli un pochettino più bianchi. E quindi è importante che la domanda sappia quello che vuole e sappia quello che può chiedere. Molto spesso succede anche che da parte delle persone con disabilità ci sia poca chiarezza in quello che vogliono, e quindi questo mette poca chiarezza anche nella risposta dell'operatore, ma soprattutto che l'operatore sappia assolutamente come comportarsi. Domande? Io vorrei che questo lo teneste presente sempre e comunque, anche quando andremo fra un po' a vedere quali sono le diverse categorie che dobbiamo tenere in considerazione. Prego. Allora, mi fa molto piacere intanto che si parli di turismo per tutti, perché vabbè, io insomma, avendo avuto un disabile in famiglia, la cosa che sempre mi dispettiva erano un po'
cioè nel senso che premiando le buone intenzioni, no? Però ovviamente si dice ah, questa cosa è per i disabili, allora se stiamo parlando di inclusività io non capisco perché si faccia una cosa appositamente per... Sono assolutamente d'accordo con okay, lei. Ok, fatta questa premessa però mi viene una domanda di marketing, possiamo dire. Turismo per tutti, va benissimo, però io operatore, diciamo, senza mettere appunto l'enfasi, l'accento sulle disabilità, però io di mio faccio una scelta di target, no? Rispetto a un mercato che è ampissimo, cioè che contiene tutto, appunto. E lo faccio in base ai miei gusti, in base alle mie specificità, nel senso che appunto, cioè, come offerta, io devo essere dimensionata a un target piuttosto che a un altro. Sì. Allora, in realtà non mi è chiara veramente la domanda, però mi è venuta questa cosa in mente, nel senso che... riporto alla memoria la premessa, ma e possiamo veramente fare tutto per tutti? Sicuramente no, però io non vorrei che voi consideraste parte di questi tutti come un gruppo a sé stante. Allora, no, appunto dicevo. Esatto, per cui sicuramente, allora, io ho un filmato, vediamo come vanno per i tempi, semmai ve lo faccio vedere, è un filmato realizzato dalla Fondazione Nestlé parecchi anni fa, volevano rifarsi un po' di verginità sicuramente, mamma mia sono in streaming, aiuto. E hanno ancora fatto vedere, libertà di espressione. Prego? Ancora c'è la libertà di espressione, non hanno ancora inserito il reato diciamo di opinione. Diciamo che comunque quindi. Hanno fatto vedere tutta una serie di situazioni e in più hanno fatto, fra le altre molto negative, hanno fatto vedere una struttura in Svizzera eccezionale. Ora, nessuno si aspetta che siano tutti così. Il problema è sicuramente cercare di venire incontro alle esigenze anche del proprio target. Perché dico questo? Perché non esiste il target dei turisti con disabilità. Esiste uno studente che vuole andare a fare la sua vacanza insieme alla classe. Lo può fare? Esiste una famiglia in cui uno dei componenti, figlio, madre o padre, ha un'esigenza specifica e vuole andare a fare una vacanza di famiglia. Lo può fare? Esiste un uomo d'affari, esiste un giovane che sicuramente non ha voglia di farsi questo viaggio alla Volemo, sebbene tutti pieno di persone con disabilità che vanno dai 5 ai 90 anni, perché non è questo. Non è questa la vacanza, ok? D'altro canto, se noi dovessimo ospitare il ministro delle finanze tedesco, che facciamo? Lo cacciamo perché non fa parte del nostro target? E quello sta su sedia a ruote, Però lo pensiamo come ministro delle finanze. Questo è il discorso. Noi dobbiamo cercare di vedere prima di tutto il cliente e poi prenderci cura delle sue esigenze in maniera professionale. Altrimenti è chiaro che io sempre dico, oddio mio, adesso mi arriva il gruppo Vacanze Piemonte di disabili. Mi spavento, ma non è quello che io voglio. Io credo che questo non lo vuole nessun operatore. E nemmeno i clienti, se io ritorno a parlare dei miei colleghi vanno in vacanza con la loro famiglia. Certo. È difficile che gli venga in mente perché la cooperativa non organizza un bel viaggetto e ci mette solo i disabili. Credo che sarebbe un fallimento completo. Quindi ciascun operatore, se vuole uomini d'affari, deve considerare che fra gli uomini d'affari ci possono essere esigenze di tipo specifico. Okay. Se vuole famiglie, idem. Ok? Sì. Però, diciamo, rispetto a, ecco, alla foto che abbiamo fatto che abbiamo visto prima, no? Dove c'erano delle persone affette da nanismo e altre, insomma, alte, molto alte, mi chiedo, allora, io, per esempio, non io, insomma,
un ipotetico, un ipotetico operatore. Struttura, sì, struttura di un hotel per businessman, no? E voglio includere appunto tutti quanti. Probabilmente, paradossalmente, cioè quelli che viaggiano su sedie a ruote sono anche i meno problematici, nel senso che hanno delle misure, sì, poi ovviamente ci sono le soggettività, come diceva certo, lei. Certo, no? Certo, certamente. Ok, cioè io faccio con le misure che mi detta, che sono a norma di legge, per cui sono abilitato, no, ad ospitare, eccetera. Ma se però appunto... Mi capita la persona di 2,20 m. Allora, Come funziona la cosa? È considerata un'incidenza? C'è una certa percentuale? Per cui, come adesso, per esempio, sui bed and breakfast, non è un'incidenza. Non è un'incidenza. Però le voglio dire un'altra cosa. Allora, intanto, al momento in cui una persona che è alta 2,20 m si muove, sicuramente farà presente questa sua caratteristica o all'operatore turistico o all'albergatore se prenota direttamente. E quindi si tratterà di capire se l'albergatore è in grado di fare in modo di organizzare un letto che lo accolga. Cioè, questo vale per le strutture. Adesso le faccio l'esempio della guida che accompagna un gruppo, no? Sì. Soprattutto per i gruppi scolastici adesso. Proprio il caso più banale che possa esistere. Non sempre ti indicano che c'è una persona con disabilità che fa parte del gruppo, quindi ti trovi ad un certo punto a dover gestire in un ambiente naturale, quale quello nel quale mi muovo io, essendo una guida ambientale escursionistica, mi trovo a dover gestire delle situazioni e mi sono trovato a dover gestire delle situazioni alle quali non ero preparato, non ero certo, pronto. Questo delle guide turistiche è sicuramente il mestiere più fastidioso del mondo da questo punto di vista. Perché le guide turistiche, io ne sono sempre stata convinta, voi vi trovate in pratica un gruppo che ragionevolmente non avete mai visto prima e in questo gruppo potete trovare diverse esigenze. Che cosa significa questo? Che voi siete coloro, il gruppo, che deve avere maggiore formazione di altri. Per quale motivo? Quando poi andremo a vedere le varie tipologie, le varie esigenze, se voi le conoscete prima, vi sviluppate una sensibilità, per esempio, per persone che hanno difficoltà di deambulazione, a immaginare, conoscendo le esigenze, conoscendo le risposte a queste esigenze, voi conoscete i percorsi che fate. Quindi, al momento in cui vi dovesse capitare nel gruppo una persona su sedia a ruote, conoscendo il percorso siete in grado di orientarlo. Se nel gruppo vi capita un non vedente, conoscendo le esigenze e sapendo gestire la vostra descrizione, eviterete sicuramente di dire vedete alla vostra destra un bellissimo albero. Troverete il modo, e ci sono anche per questo dei corsi, di descriverlo in maniera da coinvolgere la persona insieme a tutti gli altri. Se ancora peggio della persona con spasticità, direi, perché lì probabilmente si muoveva male, ma sono le persone con disabilità di apprendimento. Allora, a quel punto è assolutamente necessario che il linguaggio si semplifichi senza diventare banale. Che poi, in fin dei conti, è anche quello che un gruppo di cultura media vi richiede. Si tratta semplicemente di tararlo un po' meglio. Ma sono assolutamente d'accordo, voi dovete decidere in 10 secondi chi avete lì. Dobbiamo anche essere in grado di capirlo, nel senso che non sempre... Sono visibili, è vero. Sono visibili o è conclamata la disabilità. Questo è vero. È nota addirittura l'insegnante, nel senso che mi sono trovato a dover gestire anche delle situazioni nelle quali gli insegnanti non avevano idea dei motivi per cui il ragazzo si comportasse in maniera anomala. Beh, le sto parlando di una disabilità ovviamente psichica, non le sto parlando di una disabilità motoria, fisica, eccetera. Il ragazzo ipercinetico, che cosa significa? Tutto e niente.
Chiaro, lì diciamo che le possibilità sono, ripeto, da questo bagaglione molto compresso che io vi do oggi e dalla possibilità al limite di accedere anche, stavamo parlando proprio per le guide, c'è un progetto europeo che si chiama T-Guide che sta sviluppando dei moduli online proprio per persone, per guide che debbono... diciamo rivolgersi a persone con difficoltà di apprendimento e quindi io ci metterei, anche se non è esattamente corretto farlo, anche chi ha difficoltà psichiche, perché poi si tratta di tarare un po' meglio il comportamento. Se voi lo sapete, anche se l'insegnante non lo sapeva, al momento in cui ve ne accorgete potete reagire. Lo sapete e lo tenete lì, in uno strumento che avete in cassaforte. Ve lo tirate fuori quando vi serve, sicuramente. E comunque sono assolutamente d'accordo che quello della guida è un... Tenete presente che in questo progetto cui vi accenno è presente la Federazione Europea delle Guide Turistiche, proprio perché è un discorso assolutamente attuale, cioè attuale, lo è sempre stato, ma o avete gruppi omogenei, per così dire, quello che abbiamo detto fino adesso, che tutto sommato nessuno vuole, oppure al momento in cui saltano fuori anche una persona non udente che incontrate, e a quel punto o la persona non udente ha un suo interprete oppure voi non potete parlare così perché quella persona non vi seguirà mai. Se è italiana. Appunto. Ok, voleva dire qualcosa? Sempre con un microfono, please. Ah, c'è prima... Niente che dire, io che dirvi, a me in 10 anni è capitato di tutto. Lo immagino. E un po' diciamo sono protettiva, sono affettuosa, quindi è inutile dirle che quelle persone sì, sono state avanti con me. E però insomma serve anche quello. Sì, no, ma poi insomma sono anche quelle che ricordo con piacere, ma comprese anche diciamo... persone che semplicemente avevano vertigini o anche piccoli problemi di deambulazione. Siamo sempre arrivati impreparati, perché nessuno, né chi diciamo aveva la cooperativa, né gli insegnanti, ci hanno in qualche maniera preparato a questo, no? Quindi diciamo tutto quello che abbiamo imparato, secondo me è stato dovuto all'esperienza e probabilmente alla sensibilità. Training on the job, praticamente. Sì, sì, sì. Ma questo è vero. Ora, premesso che quello che mi è successo quasi sempre è stato al momento di riadattare il percorso e ovviamente di semplificarlo nei chilometri, nella spiegazione, magari nel, non lo so, nell'approfondire l'aspetto più sensoriale o nozionistico che di pura attività sportiva, no? Però se qualcuno mi chiede, o il tour operator mi chiede, Rossella, è accessibile? Ora, che cosa devo considerare io accessibile? Uno sterrato pianeggiante? E basta? E allora, poi accessibile per chi e per cosa? Come brava. Facciamo? Perché la responsabile... Certo. Sono io e Marino, allora, e chi fa il nostro lavoro, diciamo, no? Che non è io la sto la vedo in un altro, da un altro punto di vista. Secondo me, per garantire un servizio fatto bene, il tour operator dovrebbe sapere chi vi manda, quindi dovrebbe avvisarvi che nel gruppo esistono delle persone che hanno queste tipi, queste esigenze. Ok? E quindi questo è il lavoro del tour operator. Voi, sentendo me o approfondendo, dovreste, e quindi collegando, come vi dicevo prima, le esigenze settoriali con quello che andate a fare, per esempio sapete che, o arriverete a sapere, che una persona che cammina male non può fare lunghe distanze e possibilmente queste distanze non devono essere con grossi dislivelli.
Che cosa significa? Che se il tutto il gruppo è composto da fierissimi sportivi che fanno di tutto e di più andare anche sull'Everest, l'altra persona la avviate da un'altra parte. Sì, però... Ma aspetti, quelle su sedie a ruote non possono fare dislivelli, devono avere un percorso più pianeggiante e quindi voi conoscete il percorso e dovreste, al limite, conoscere anche eventuali alternative. Ma non andando a dire al tour operator, ma facendo non è sbagliato. Sperimentale... Prego. Ma non è sbagliato questa cosa saperla dopo? E faccio un esempio. La classe... questa primavera si è adattata perché appunto aveva un ragazzo in classe in sedia a rotelle, oltretutto erano di Sabaudia, loro avevano, ovviamente lui aveva anche il suo assistente, e così stavamo facendo bird watching, pur di vedere la nidificazione dei gruccioni, che sono degli uccelli bellissimi colorati in spiaggia, più ragazzi hanno preso il ragazzo sulla schiena e l'hanno portato. Allora, una classe può fare questo, diciamo con affetto, per sì, la condivisione totale. Allora, questo... Ma se noi portiamo un pubblico di 50 persone dove ognuno prenota per sé, io posso avere anche il cliente che mi dice io mi devo limitare o ricondizionare. Se il percorso è veramente molto difficile e se è un percorso che vi consente di ritornare allo stesso punto, potete chiedere alla persona che ha difficoltà spiegare quello che c'è dopo e al limite pregarlo di attendere. Il discorso di essere preso dai compagni è una scelta personale, ancora una volta, perché vedremo qui e anche domani nei motivi di regole di comportamento ottimale, che la persona non deve essere messa in nessun tipo di condizione che la faccia sentire umiliata rispetto agli altri. Quindi, in linea di principio, queste situazioni vanno evitate. Ma se il ragazzo o la ragazza vuole assolutamente vedere e rinuncia a quell'aspetto dignitoso che gli consentirebbe di andare come gli altri, è una sua scelta. Io continuo a ribadire che la scelta ultima deve essere della persona. Voi potete offrire alternative, a quel punto se vi ritrovate una persona su sedia a ruote in un percorso faticosissimo e nessuno vi aveva preavvertito, e voi glielo potete dire, guardi che da questo punto in poi è difficile andare, come ci regoliamo? Quindi se proprio noi dovessimo decidere a priori di fare un percorso, diciamo, per persone che hanno disabilità, dovremmo pensare prima di tutto a tutte le categorie di disabilità. Allora, a tutti i tipi di linguaggio. Non credo che avreste tutti nello stesso gruppo, perché sarebbe veramente, cioè sarebbe un gruppo complicato come quello che io vi volevo mettere davanti per vedere di fare una piccola esercitazione di gruppo. Ma può capitare. Però non abbiamo tempo, vi ha detto bene. Sì, può capitare, ma è per questo che io sto dicendo, voi dovreste conoscere, allora, conoscere le esigenze di chi si muove male o di chi cammina male e quindi mentalmente figurare il percorso che voi conoscete e tararlo o per tutti semplificandolo un po', oppure facendo presente alla persona che da un certo punto in poi è molto duro. Arrivo un attimo. Se nel frattempo, questo per sistemare chi ha problemi di motori, poi andiamo a vedere i non vedenti. I non vedenti possono benissimo camminare in linea di massima, magari si aiutano col bastone o con dei supporti che possono trovare, basta anche un canapo che va lungo il percorso. A quel punto spiegategli il percorso in maniera che lui capisca quello che trova. Lei ha di fronte a sé, proprio di fronte, un percorso che ha 3 gradini di terra, ma non gli, oppure a destra, alla sua destra c'ha questo e quell'altro. E descrivete quello che andate a vedere descrivendolo, non dicendo vedete o non vedete. Percorso con persone non udenti, vi fermate, parlate a tutti facendogli vedere quello che state dicendo e proseguite. Tanto non credo che voi parliate
andando avanti? No, assolutamente. Ok, quindi a questo punto, senza parlare di, che so io, voi fate le guide naturalistiche, quindi probabilmente la parte scientifica entra fino a un certo punto, oppure al momento in cui entra, semplificatela se avete persone con disabilità mentale. Le abbiamo messe più o meno tutte. Quando arrivate al bar, dite alla persona con celiachia, attenzione, qua ci sono solo panini con pane e glutine. Quanti altri ne volete dentro sto gruppo? Abbiamo fatto tutto? Ok, grazie. Okay. Vogliamo dire qualcosa? Bene. Ossia che come ho detto prima, sono ovviamente ho creato un'agenzia turistica per disabili, nel senso di turismo per disabili, e stiamo a breve chiameremo tutte le guide dei compagnatori di Bari e provincia, perché stiamo facendo proprio quello che stiamo dicendo adesso, cioè stiamo organizzando un corso di guida accompagnatore turistico per disabili, che ovviamente vedrà protagonisti, ovviamente cioè guide e accompagnatori, ma ovviamente verranno a insegnarvi che cosa è il LIS, che cosa sono, cioè tutti i linguaggi e le tecnologie che si possono attuare e che si possono utilizzare per aiutarvi a capire tutto questo il grande mondo della disabilità, che conta un'ottantina di disabilità. Quindi considerando che ovviamente su quelle cifre che chiaramente sono state dette, ovviamente è sempre in aggiornamento, sempre in continuo aggiornamento, se volete mi potete mettere in contatto con me, quindi con la signora. Ok, allora io direi che a questo punto, vediamo a che punto stiamo, vorrei che consideraste anche queste, tornando alle domande che sono anche venute fuori, le persone con esigenze specifiche non sono un segmento a parte. E quando comprano, comprano esattamente come tutti gli altri. Quello che comprano però è chiaramente filtrato dal fatto che il prodotto risponde o meno alle loro esigenze. Io volevo farvi vedere queste altre due slide e poi, siccome abbiamo consumato un sacco di tempo e mi hanno pregato di farvi fare un piccolissimo intervallo dopo un'ora e mezza, allora vediamo queste due slide e poi semmai ci interrompiamo. Che cos'è la catena dei servizi turistici? Allora, quando io parto per una vacanza, io che cosa devo fare? Devo informarmi prima di partire, e quindi ho bisogno di fonti informative. Devo partire, e quindi ho bisogno di mezzi di trasporto. Devo arrivare, l'abbiamo detto prima, all'aeroporto, alla stazione, quindi ho bisogno di altri mezzi di trasporto locali che mi portano fino almeno in prima battuta all'albergo. Dopodiché devo dormire e devo mangiare. Ma siccome credo che sia molto importante considerare che nessuno di noi va in vacanza per cambiare il letto in cui dorme, è chiaro che voglio fare altre cose. Quindi voglio andare a vedere musei, voglio andare a vedere shopping center, voglio andare in discoteca, voglio fare quello che fanno tutti fondamentalmente, voglio fare sport, voglio assistere ad un concerto, voglio partecipare a una conferenza. Dopodiché torno a casa e informo i miei amici di come è andata la cosa. Questa catena deve essere, adesso uso la parola accessibile anche se voi avete capito in che modo la intendo io, deve essere tutta accessibile in tutte le sue componenti. Io non posso pensare che se io faccio un bel albergo accessibile, io come privato sono a posto, ma io come destinazione, come area, non sono a posto per niente se non ho tutto il resto. È chiaro? E quindi questo ovviamente che cosa significa? Che se la catena a un certo punto non funziona, io che ho pagato il mio pacchetto per intero,
Probabilmente tanto contento non sono. Anche perché, ripeto, il valore del mercato dei turisti con disabilità è dato dal fatto che questo mercato viene acquistato da questi signori. E non è che pagano meno. Anzi, qualche volta, se devono portarsi un accompagnatore che non fa parte della famiglia, è chiaro, moglie e marito, fa tutto parte della stessa cassa. Ma se io sono da sola e devo portarmi un accompagnatore, probabilmente almeno il viaggio e il soggiorno io devo pagare. E quindi sono costretto ad affrontare spese ulteriori. Attenzione, non vorrei che ci fossero confusioni. Non spendo di più perché l'albergo mi fa pagare di più. Spendo di più perché siamo in due anziché in uno. Ok? E quando io spendo, i miei soldi sono buoni esattamente come quelli di tutti gli altri. E quindi tutti questi pezzetti devono funzionare bene. Perché è vero che se qualcuno non funziona mi rovina la vacanza, ma diciamo che come minimo mi fa inquietare. E come minimo quando torno o scrivo su TripAdvisor o lo dico ai miei amici e comunque rovino anche l'immagine della destinazione e del fornitore di servizi che non mi ha servito bene. Prego, microfono per favore. Rientrano per forza in pacchetti queste, scusi la stupidità della domanda, no. Ma possono anche rientrare in servizi singolarmente offerti dai vari operatori? Diciamo che è opportuno, sì, sono anche servizi offerti da singoli operatori, ma se io mi organizzo per conto mio, allora il treno, diciamo che parto in treno, il treno mi deve far salire a bordo. Quando scendo dal treno, se sono un non vedente, devo trovare i percorsi che mi portano all'uscita. Devo poter utilizzare un taxi e possibilmente un autobus. Se mi aggrego a un tour della città, e loro ci hanno detto che le persone vengono anche singolarmente, sono poi tutte unite, io devo poter salire su quell'autobus turistico se uso la sedia a ruote. Però vede, ma non solo qui, tutto questo non è che sia presente ovunque e sempre. Quello che però a voi operatori è importante comunicare è che al momento in cui io dico faccio un tour accessibile, devo considerare tutto, soprattutto se lo vendo come operatore turistico. Quindi io devo avere l'albergo che funziona, i ristoranti convenzionati che funzionano, le guide che sanno come fare, il pullman turistico che sa come fare, la spiaggia che sa quello che deve fare e così via e così via e così via. E se li voglio portare per una serata al Teatro Petruzzelli, devo essere certo che possono entrare, perché poi al momento di entrare il biglietto glielo chiedono. Ok? Quindi arrivo subito. Il problema è considerare tutto nel suo insieme e non pensare che facendo una sola cosa abbiamo risolto il problema. Non è detto che possiamo, cioè è chiaro che gli operatori turistici non possono influire sulla utilizzabilità dei mezzi pubblici, però si tratterà di fare in modo che ci siano dei contatti strettissimi fra pubblico e privato affinché la destinazione diventi un'area e non il singolo albergo, il singolo ristorante, perché sennò non ce la faremo mai. Ha già risposto alla mia domanda. Ah, ok. Era quello, cioè anche il senso di impotenza nel momento in cui si vedono determinate situazioni che non dipendono ovviamente dalla tua buona volontà. Però siccome c'è molta sensibilità, sta crescendo la sensibilità anche a livello regionale e locale, è probabilmente questo il momento di mettervi tutti insieme. Perché altrimenti ci sarà sempre qualche pezzettino che manca e se manca non ci riuscite, perché se poi io devo dire alla persona con disabilità portati la tua macchina da Roma perché una volta che arrivi qua vai solo in albergo, beh, non ho fatto il tour operator, gli ho semplicemente prenotato un albergo. Mi ha fatto venire in mente una domanda. Allora, se
il portatore di disabilità viene, devo chiedere a chi si occupa del trasporto, il noleggiatore, di prevedere nella sua flotta una macchina per queste persone. Allora, guardi, cioè, sì, da coordinatore di servizi. Teoricamente sì. Allora, sui pullman turistici è necessario che ci siano delle pedane idrauliche che possono far salire a bordo persone. In questo caso è chiaro che il gruppo più sensibile a questo aspetto sono quelle, è quello delle persone che usano la sedia a ruote. Certo. Devono salire perché non possono fare i gradini, poi alcuni di loro potranno spostarsi sul sedile, altri dovranno rimanere sulla propria sedia a ruote. Stesso dicasi per gli autobus, stesso dicasi per le metropolitane. Cioè, è tutto. Allora, i taxi, a Roma, per esempio, a Roma ci sono adesso, mi pare, 40 taxi che permettono l'accesso a bordo alle persone su sedia a ruote. Alcune, oltretutto, sono pochi, sono niente rispetto, però intanto ci sono. A Toronto non ce n'è neanche uno e stanno pensandoci. Quindi non è che a volte siamo tutti più o meno lì, chi più chi meno, bravi, esatto. Ok? Sì. È chiaro che per il privato questo costituisce un investimento, per il pubblico è un obbligo, parliamoci chiaro. Lo vedremo se facciamo in tempo, perché però credo che comunque questo scambio di idee sia utilissimo. Con la Convenzione dei diritti delle persone con disabilità, che è stata convertita in legge in Italia, lo Stato ha l'obbligo di garantire queste cose, non è una cosa che cade dall'alto, è obbligatorio e a conseguenza a cascata su tutti gli enti pubblici. Non è che qualcuno deve dire grazie, è un qualcosa che le persone si aspettano perché spetta loro. Ok? Attenzione, c'è una domanda laggiù. Poi vi proporrei di fare una pausa in maniera che poi possiamo riprendere, altrimenti non ce la facciamo proprio. Sì, buonasera. Prego. Buonasera. Senta, possiamo dire quindi che prima di, parlo se vogliamo da operatore turistico, prima di dire che gli operatori, gli imprenditori turistici dovrebbero attrezzare le proprie strutture per appunto il turismo per tutti, sono le destinazioni turistiche che dovrebbero attrezzarsi. No, andiamo di pari passo. Altrimenti rischiamo di lasciarli in albergo. No. Allora, diciamo questo, che le strutture vanno comunque attrezzate e oltretutto mi sembra che anche uno degli ultimi decreti del Ministro del Turismo abbia previsto uno sconto di sconto di imposta su tutti coloro che attrezzeranno le proprie strutture. È evidente che io posso avere, allora, i mezzi pubblici servono per i turisti e per i residenti, ok? E non c'è dubbio. Però i turisti possono anche viaggiare sull'autobus, ma se poi non possono arrivare nelle strutture è inutile che vengano. Certo. Quindi il discorso credo che vada veramente di pari passo. Ed ecco perché, secondo me, è assolutamente necessaria una fortissima intesa pubblico-privato, un tavolo di confronto vero, misurato anche con le risorse che sappiamo tutti che non è che ci escono da chissà dove, però bisogna che cominciare a fare qualcosa, assolutamente. E mi ricollego anche alla seconda domanda che le volevo fare. Cioè, in Puglia noi abbiamo un grande sviluppo nei centri storici e in aree tipo Alberobello, ecco, dove i trulli sono praticamente intoccabili. Così come sono intoccabili le case nei centri storici. Allora, oltre all'aiuto anche economico che mi stava dicendo lei, c'è un'intenzione almeno ad effettuare alcune deroghe sulle barriere architettoniche che ci sono su questo tipo? Io credo che l'abbattimento delle barriere... Prego. Le spiego, è completo. Ci sono molte persone, le parlo della mia zona, quindi centro storico di Monopoli, di Polignano, e diciamo
Alberobello anche, che avrebbero voluto adeguarsi o aprirsi al a questo tipo di mercato, perché diciamo è un vero e proprio mercato, ma hanno trovato dei paletti, degli ostacoli per quanto riguarda la creazione dei bagni, la creazione delle pedane e via dicendo. Su questo c'è un impegno da parte della pubblica amministrazione o dell'ENAT? Ci deve essere, perché io credo che ogni pubblica amministrazione abbia o debba sviluppare il PEBA, che è il piano di eliminazione barriere architettoniche. Quindi fermo restando che poi sovrintendenze e tutti coloro che tendono a conservare si comportano come nel caso della nostra scuola a Roma, è indubbio, cioè che ci siano degli ostacoli da superare è sicuro, ci saranno anche domani, però è evidente anche che il pubblico deve fare un piano di superamento delle barriere architettoniche per non arrivare a quei paradossi per cui magari un bed and breakfast al terzo piano è perfettamente utilizzabile, ma non c'è l'ascensore per arrivare. Altrimenti il 20% non serve, ecco, se poi non no, c'è. Però io dico che se c'è una forte capacità di dialogo e di concertazione, e tenga presente che da questo punto di vista chi vi può dare una mano forte sia al pubblico che al privato sono le associazioni di persone con disabilità, che da questo punto di vista sono sempre in prima linea e sono molto, molto decise e molto aperte e sicuramente non stanno pro conservatori, perché ne va della loro capacità di partecipazione. Quindi allora io vi proporrei un break, ma di... Voglio sempre parlare io e darle fastidio, però volevo semplicemente dire che su quello che hai detto, cioè io sono stato nominato dal sindaco di Bari come diciamo, consigliere incaricato al turismo accessibile, che sicuramente è una cosa che non esisteva prima, non è mai esistita, e che sicuramente mi metterà in prima linea anche con gli assessori a livello comunale, visto che adesso c'è il discorso anche della città metropolitana. Io ho intenzione di proprio dire quello che hai suggerito tu, scusami se ti ho detto, e praticamente ovviamente dare questa cosa, diciamo, questa sferzata di novità, visto che purtroppo diciamo, le istituzioni sono almeno a livello regionale dormienti, e soprattutto perché ancora non si è capita che cosa vuol dire l'accessibilità, e diciamo che pochi lo sanno ancora. Allora, abbiamo messo in pausa, però io vi pregherei questa pausa di contenerla in 10 minuti massimo. È stata generosa, stavo per dire 5, però poi ho detto che mi avreste ucciso.